Buonasera, bentrovati a Binario Sport, una sede inedita. Questa sera trasmettiamo da Tommy Villa Store, poi vi raccontiamo che cos'è Tommy Villa Store anche con l'attore protagonista. Parleremo questa sera tanto di calciomercato, avremo le ultime sul futuro del Monza, a breve si saprà quando ci sarà l'apertura del testamento, magari vi daremo anche qualche info nel corso di questa diretta. A proposito di Tommy Villa Store, vi invito a mettere mi piace sulla pagina Facebook di Tommy Villa Store, perché alla fine di questa diretta metteremo in palio questa felpa, anzi questa tuta griffata Nike, così insomma avrete anche la possibilità, con rispondendo a una domanda sul Monza, di vincere questa tuta. Quindi restate in collegamento con voi e mettete mi piace sulla pagina Facebook di Tommy Villa Store, poi ve la facciamo vedere anche in onda. Vado subito a presentare i nostri ospiti di questa sera, partendo dal padrone di casa, Tommaso Villa. Ciao Tommaso, ben trovato. Ciao, grazie, buonasera a tutti. Che tra l'altro, insomma, inizierà la prossima stagione, la sua prima avventura da allenatore, no? Qui in Brianza, giusto, sì, Tommaso? Sì, qui in Brianza. Qui dove allenerai? A Bellusco. Sì. Categoria? Seconda categoria. Sì. Poi ci faremo raccontare tutto da Tommaso, che è fratello d'arte, perché suo fratello ha giocato tanti anni in Serie A. Vado con gli altri ospiti. Ben ritrovato Paolo Corbetta, opinionista di Monza News. Ciao Paolo, ben trovato. Ciao Stefano, buonasera a tutti. Grazie. Sei fiducioso sul futuro del Monza, Paolo? Abbastanza. Aspettiamo le disposizioni testamentarie per avere maggiori certezze. Io sono fiducioso. Dopo ci racconti anche, secondo te, come evolverà il discorso Monza. Dovete farvi condividere il microfono. Ben ritrovato anche ad Andrea Magro, che buonasera. Sta organizzando un evento unico in centro Monza. Poi vi diremo di cosa si tratta. Come sempre, dotato di cappello, Andrea. Perché Monza è la patria dei cappelli fisici. Io amo il cappello, mi sempre portato. Chi mi conosce lo sa, lo porterò per tutta la vita. Però mi hai detto, se mi inviti in trasmissione devo parlare di una cosa. Di cosa che mi devi raccontare? Ti devo raccontare una cosa. O vuoi fare dopo? Facciamolo dopo. Dopo? Se non sei ancora a casa. Parliamo di sport, se no sembra che facciamo pubblicità. No, facciamo pubblicità. Siamo qui, siamo nella patria della pubblicità, no Tommaso? Ogni mattina qui trasmettete sulle frequenze di Canale Italia, sulla pagina Facebook di Tommy Villa Store. Che cosa fate qua? Magari facciamo vedere anche una panoramica, Tommaso. Diciamo, questa è un po' la patria della televendita, no? Noi ogni giorno siamo in onda sul canale 121, tutti i giorni dalle 8 alle ore 14, quindi noi ci occupiamo di televendite, principalmente di calzature e abbigliamento. Quindi soprattutto abbigliamento donna per adesso, poi dopo eventualmente ci stiamo pensando anche a inserire qualcosa per i nostri amici uomini, no? Perché ce lo chiedono da tanto, però principalmente è una televendita dedicata alle donne. Da che ora a che ora, così almeno anche i nostri amici, allora, poi dopo lo ricorderemo nel corso di questa diretta. Sì, tutti i giorni dalle 8 alle 14, tranne il giovedì e il sabato che facciamo dalle 8 alle 13, sempre sul canale 121, che è un canale di Canale Italia, è proprio un canale dedicato alle televendite, quindi insomma ci divertiamo, stiamo impegnati tutta la mattinata e cerchiamo di tenere compagnia alle nostre amiche a casa. Insomma, so che vi chiamano in tanti, quindi sì, Siamo veramente contenti, poi lo ricordiamo. Va bene, facciamo un salto in redazione di Monza News, vado a salutare Federico Ferrario, andiamo subito sulle notizie, Federico, perché questa sera, poco prima di andare in onda, giusto così per sconvolgerci la scaletta, è uscita un'agenzia, una di N Kronos. Che cosa dice questa agenzia? Ciao Federico, ben trovato. Assolutamente sì, ciao Stefano, un saluto anche a tutti i tuoi ospiti. Notizia importante, perché insomma la paura, comunque il timore per i tifosi, per quello che riguarda il futuro societario, rimane, nonostante sia passato comunque diverso tempo già dai funerali del presidente Silvio Berlusconi, come possiamo vedere dall'articolo di ADS Kronos, che oggi ha fatto un approfondimento proprio sull'eredità e sul futuro del Monza, dicendoci che insomma le sorti della squadra sono legate esclusivamente alla volontà degli eredi, senza però essere arrivata ancora nessunissima offerta da parte del magnate greco Marinakis, nonostante le tante voci. Cioè andando, non sono arrivate offerte, è questo che dice l'agenzia? Diciamo che l'agenzia ha affermato che ci sono stati incontri
anche ad Arcore in passato proprio con Silvio Berlusconi, ma a quanto si dice una vera e propria offerta non c'è mai stata. La notizia però è che Silvio Berlusconi da diverso tempo si stava già cominciando a muovere in vista di possibili investitori o cessione futura della società. Grazie Federico, torniamo da te tra poco. Paolo Corbetta, non c'è stata alcuna offerta quindi da parte di Marinakis, secondo la DN Cronos. Qui non si tratta più di indiscrezioni, quando parla un'agenzia di stampa, insomma, non dico che c'è il crisma dell'ufficialità, ma quasi. Paolo, come la vedi? Sì, è vero, anche se dalla notizia che ha appena letto Federico si danno per scontate delle cose che solo il notaio Arrigo Roveda sa e che noi sapremo quando verrà aperto il testamento. Ecco, restate collegati con noi perché poi vi diremo, proveremo a darvi il giorno esatto in cui verrà aperto il testamento. Scusami Paolo, t'ho interrotto. No, niente, dico, qui si fanno sempre mille ipotesi. C'era chi fino a 10 giorni fa dava per scontato che il Monza era già nelle mani del magnate greco. Poi sono venuti fuori i sceicchi sauditi, fondi americani. Le ipotesi sono così tante che alla fine ce ne sarà una sola giusta, che potrebbe anche essere diversa da tutte queste, e tutte le altre saranno sbagliate. Quindi sì, è difficile fare delle previsioni. Perché io prima dicevo le disposizioni testamentarie? Perché Presidente Silvio Berlusconi, nella sua eredità, non solo relativamente alle quote Fininvest, ma anche relativamente a tutto il suo patrimonio, ha la possibilità di disporre di un terzo come vuole, prescindendo da ogni legge e da ogni successione legittima. E quindi è evidente che, facciamo le ipotesi delle quote Fininvest, che sono il 63% circa delle quote a disposizione, che erano a disposizione di Silvio Berlusconi, soltanto i 2/3 andranno in successione legittima ai figli, secondo determinate regole. La legge, non avendo avuto un coniuge vivente o comunque al momento del suo decesso le precedenti mogli erano legalmente separate, questo 21%, un terzo di 63, potrà essere stato disposto da lui in maniera assolutamente libera, e noi non sappiamo come andranno, perché non potrebbe esserci un qualcosa di completamente diverso da quello che tutti si aspettano. Io spero magari qualcosa a favore del calcio Monza, ma non necessariamente. Quindi gli equilibri sono molto delicati, non credo che sia così facile fare delle... Va bene, questa è l'opinione di Paolo Corbetta, poi naturalmente chiediamo anche a voi a casa di scriverci, vediamo anche i primi commenti. Voi scrivete, che poi i commenti li mandiamo qui sotto, grazie alla regia di Mauro Tettamanzi e Matteo Corbetta. Facciamo così ragazzi, visto che siamo in onda su Facebook, ma la cosa importante è che siamo in diretta anche su YouTube. Se voi avete una Smart TV potete vederci, e allora Andriana ci ricorda come vedere la trasmissione in TV. Se la regia è pronta, vi spiega nel dettaglio come vedere la trasmissione, non soltanto sul telefono, potete commentarla su smartphone, sul computer, su tablet, ma anche sul vostro apparecchio televisivo. Vediamo. Binario Sport e Monza Caldo sono anche in TV. Collegati con la tua Smart TV su YouTube, cerca Monza News e premi OC sulla diretta in corso. Potrai vedere la trasmissione in HD. Ma ricordati, per commentare la nostra live dovrai collegarti dal tuo smartphone, dal computer o da tablet. Iscriviti sul canale e il modo per vederci sul vostro televisore. Vi ricordo di stare collegati con noi e di mettere mi piace, magari tramite Federico la vediamo la home page di Facebook di Tommy Villa Store, perché per partecipare a questo, non lo chiamiamo concorso, però per vincere la felpa dovete mettere mi piace su questa pagina Facebook, e adesso ci fanno, eccolo qua, Tommy Villa Store, mettete un bel mi piace, potete seguire le televendite al mattino. Mi sento un po' Giorgio Mastrotta, caro Andrea Magro, questa sera. Vi faremo una domanda durante la diretta, quindi ecco, io non sono la signora che sta proponendo i vestiti, qui vi potete acquistare dal mattino dalle 9 alle 13, abbiamo detto, Tommy, ok? Ma sì, potete vincere questa felpa Nike, rispondendo alla domanda che vi faremo tra poco. Quindi restate
collegate, che cosa si vende di più sulla vostra pagina Facebook e sul canale Italia, Tommy? Così per Allora, diciamo curiosità. che allora, noi nasciamo principalmente per vendere abbigliamento over, quindi siamo nati su quello ovviamente per Over in che vari senso? over Un taglie po'. forti, Ah, diciamo. ok. Per questo mi Taglie avete forti, sì. convocato questa sera. Adesso No, capisco. taglie forti. Adesso capisco tutto, No, caro Andrea Magro. ovviamente. Andiamo avanti, nel senso che vogliamo dare un servizio completo, quindi abbiamo già inserito dei prodotti anche per le taglie normali, perché Assolutamente. comunque, e soprattutto sulla pagina Facebook, adesso tra un po' sarà attivo anche il sito, che è www.tommyvillastore.it, nel quale vedrete anche articoli un pochettino più modaioli e di tendenza, soprattutto anche le scarpe, che non è male. Poi ti chiedo la tua anche sul Monza. So Come no? che sei tifoso milanista, però tu Berlusconi e il suo staff li conosci bene. Andrea Magro, Grande. come la vedi questa situazione di casa Monza dopo la Allora, scomparsa del presidente? innanzitutto è un'emozione parlare col gelato, mi sembra di tornare negli anni 80, che è bellissimo, eh? Così non Pensavo con professionale me. oggi al Pensavo 100%, con me. ma un po' di Ok. romanticismo ci vuole in questi casi. Anche perché Monza è la società più romantica, Romantica in forse, eh? assoluto. No, i rumors, come sono stati detti, il famoso 21%, danno dei rumors. Dicono che questo 21% sarà, poi dopo io non sono un mago, però così dicono, suddiviso 11% a Confalonieri, 10% a Galliani. Questo permetterebbe con quel 10%, perché il 10% di un impero è un impero economico enorme, anche una continuità, tra virgolette, vista la passione sportiva che ha il nostro AD sul Monza, e c'è un precedente storico, si dice, si mormora che la scelta di comprare Silvio Berlusconi e Monza sia dovuta certo a Galliani, ma anche a un fattore economico, perché la liquidazione di Galliani ai tempi di amministratore delegato del Milan era pari a 65 milioni di euro. C'è stato un accordo, ha detto: guarda, se compri Monza lascio stare i 65 milioni. Questo è un rumor, ovviamente nessuno ammetterà mai questa cosa, ma se penso che la continuità del calcio Monza derivi molto da ciò che farà il nostro AD Galliani, che comunque noi ringrazieremo sempre Ah, sì. come primo tifoso della mitica maglietta biancorossa. No, ho Io oggi mi sono sorriso. messo in biancorosso in Beh, onore, rosso beh, non è insomma, proprio. più o meno, dai, un po' slavato perché fa No, caldo, mi hanno però. scritto da casa, non sui commenti. Spettacolo, uno che si chiama Andrea Magro l'avete invitato per vendere le taglie forti. No, Andrea Va Magro be non vende Va niente. Però benissimo. sai che ti ci vedrei come venditore? Guarda, Vabbè che tu fai tutto. in Tu fai passato ci tutto. sono stato molto vicino nel farlo con le Sì? televisioni, sì. Ma Giorgio Mastrotta è un genio, e quindi è un amico, ma lui è un genio e lo fa bene lui. Va bene, vedo che stanno aumentando i nostri amici che ci seguono da casa, infatti lo stanno scrivendo in tanti, Andrea Magro che vende abbigliamento per over è fantastico, e va bene, speriamo che gli sceicchi del sito si inseriscano improvvisamente, sarebbe una manna dal cielo. Mi raccomando, continuate a commentare perché vogliamo leggere tanti i vostri messaggi. Poi i nostri amici in regia ci mandano i messaggi più belli, li mandano anche in onda. Ma mi raccomando, mettete mi piace sulla pagina di Tommy Villastor perché tra poco vi faremo la domanda per poter vincere una felpa. Le abbiamo tutte le taglie perché Sì, abbiamo sì, parlato sì. di te. No, perché sennò da casa si preoccupano. No, le abbiamo tutte le taglie. Poi chi vincerà ci scriverà la sua taglia così poi poi vi faremo vedere la tutta giusta. Tra poco avremo un collegamento molto 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 importante per quanto riguarda lo stadio Silvio Berlusconi. Paolo Corbetta, c'è un po' troppo silenzio secondo te in questo periodo sul futuro del Monza o è giusto in questo momento avere i fari spenti, Paolo? Per me è giusto avere i fari Io parlo di spenti. dichiarazioni ufficiali, eh? Sì, ma perché c'è questa incertezza. Prendo a prestito una frase che è stata detta anche da importanti CEO che quest'anno hanno commentato l'andamento economico. L'unica certezza è l'incertezza in questo Bello. momento del calcio Monza. Perché? Perché può essere valida l'ipotesi che faceva Andrea. Io non lo so se le cose saranno così esatto, l'11, il 10, non lo so. Io quello che dico è la società si sta muovendo perché è stato definito, se non sbaglio, il ritorno di Izzo in biancorosso. È stato preso un ottimo calciatore che è Giorgio Cittadini per la difesa. Ci Sì. sono degli obiettivi Non chiari. mi bruciare il calciomercato, perché sennò la No, scaletta non è certa. ma No, intendo no. dire,
Si cercano dei giocatori, non è che si brancola nel buio, si vanno a cercare dei andiamo calciatori. Subito, ecco, però da casa qualche notizia di mercato la chiedono. Qualcosa si Stefano muove. Stefano Sensi verrà riscattato, secondo te? Cioè, verrà riscattato, verrà ricomprato dal Monza perché è un prestito secco? Sinceramente non lo so, non credo che sia una fissa e una condizio sine qua non avere per forza Stefano Sensi. Non ho la convinzione assoluta che venga riscattato. A me farebbe piacere, che è un ottimo giocatore, però potrebbe anche non essere riscattato. Questo è il mio. Che sensazioni hai, Tommaso, tu sul mercato del Monza? Secondo te, dopo la scomparsa di Berlusconi, si farà comunque un mercato di alto livello o si andrà sui giovani che abbiamo visto in queste, sulle voci di giovani che abbiamo visto in questi giorni? Ma sicuramente con la perdita di Silvio Berlusconi sicuramente bisogna capire realmente i veri obiettivi del Monza, però considerando il fatto che il Monza questa stagione ha fatto una grandissima stagione, perché quello che hanno fatto è stato qualcosa di incredibile, la prima stagione arrivare in quella posizione dove è arrivato è stata una cosa fantastica. Sicuramente l'obiettivo è puntare sui giovani, sicuramente, perché comunque è un obiettivo importante, e bisogna vedere dopo, sicuramente con te vedremo anche qualche perla, sì, di calciomercato, assolutamente, perché qualche nome importante mi sembra che ci sia nella lista, io ho fiducia e soprattutto dobbiamo sperare che Galliani faccia il suo, perché Galliani ha sempre fatto un ottimo lavoro, ha sempre costruito delle squadre vincenti, e sono sicuro che anche adesso con la perdita di Berlusconi purtroppo però lui metterà mano e saprà fare quello che ha sempre fatto, quindi sicuramente ci sarà un Monza con grandi prospettive per il prossimo campionato. Va bene, tra poco ci collegheremo con Martina Sassoli. Da casa faccio una domanda in presa diretta al nostro regista Mauro Tettamanzi. Mi chiedono di rinquadrare la maglietta dietro a Tommaso, visto che è tua, Mauro, e mi chiedono in tempo reale se la puoi mettere in vendita. Dipende dal prezzo. Dipende dal prezzo. Quanto la vuoi vendere, visto che siamo qui? Trattativa privata. Trattativa privata. Ce l'ha chiesto Fabrizio Bosisio, il più grande collezionista di maglie del Monza al mondo, che tra l'altro, Andrea Magro, ci può anticipare qualcosina dell'evento di settimana prossima. Ci sarà anche lui. Ci sarà anche lui. Lo ringrazio innanzitutto perché ha dato la sua disponibilità piena. Cercheremo, esporremo sicuramente in un posto qui, è bellissimo, a Monza, l'infopoint del comune di Monza, 10 maglie del calcio Monza, presumo da partire dagli anni 70, per fare la storia. Una decina di maglie. 10 maglie. Ma sono in piazza? Saranno in piazza? Saranno all'InfoPoint in piazza Trento Trieste. Okay. Probabilmente inaugureremo la mostra il venerdì, perché è il giorno dedicato al calcio Monza, e cercheremo di fare una storia con le magliette, la storia degli ultimi 50 Bello. Anni del calcio Monza. Che tra l'altro ci devi anche anticipare che insomma ci sarà un premio davvero molto speciale quella sera. Vado a collegarmi con Martina Sassoli, dovrebbe essere in diretta con noi, vediamo se siamo riusciti a impostare il collegamento. Ciao Martina, eccola qua. Ah, ti sei proprio, hai proprio cambiato look. Ben ritrovata Martina, ciao. Vediamo se ci sente. Ci senti Martina? Martina? No, non ci sente Martina. Va bene, ci riproviamo tra poco. Va bene, aspetto segnali dalla regia. Io la vedo, ma non mi... Prova a parlare. Prova a parlare, parla, faccio così, sto facendo così ma non mi sente. Martina, mi senti? No. Va bene, ci riproviamo tra poco. Facciamo così, regia, mandiamo in onda subito il servizio di Federico Ferrario, che ci racconta che cos'è Monza Città di Serie A, un evento che durerà 3 giorni, organizzato da Andrea Magro e non solo. Andiamo a vedere il servizio, poi riproviamo a collegarci con Martina con le ultime sull'intitolazione dello stadio Brianteo a Silvio Berlusconi. Servizio. Siete pronti ad una 3 giorni a tutto sport? Beh, spero proprio di sì, perché da giovedì 6 luglio a sabato 8 luglio qui a Monza si terrà l'evento Monza, una città da Serie A. Ma dove di preciso? Esattamente qui, nel cuore di Monza, in piazza Trento e Trieste, che per l'occasione ospiterà una kermesse
di sport, cultura e incontri unica nel suo genere, dedicata alle realtà locali e alle eccellenze cittadine come il calcio Monza, tanti altri sport e i motori. Si partirà giovedì 6 luglio con il WEC, il campionato del mondo di Endurance, che si disputerà qui a Monza nei giorni 7, 8 e 9 luglio. Dopo le edizioni di successo del 2021 e del 2022, la 6 ore di Monza del FIA World Endurance Championship si riconferma come uno degli appuntamenti più attesi del prestigioso campionato del mondo. Si pensi che sono attese qui a Monza più di 20.000 persone. Qui in piazza, invece, giovedì sera, insieme ad alcune vetture esposte, saranno presenti i piloti del WEC, tra i quali anche quelli della Ferrari, protagonisti dell'ultima 24 ore di Le Mans. Il Comune di Monza per l'occasione dedicherà un premio speciale alla Rossa, tornata quest'anno dopo 50 anni a gareggiare proprio a Le Mans, dove ha ottenuto la vittoria con i piloti Giovinazzi, Pierguidi e Calado. Sarà presente anche la Toyota, campione del mondo in carica. Il Comune di Monza è orgoglioso di ospitare questo evento, che è Monza Città di Serie A, perché questo evento permette di premiare tutte le realtà del territorio, o realtà anche più importanti a livello nazionale e internazionale, che hanno ottenuto ottimi risultati collegati sempre alla città di Monza. Venerdì sera invece sarà la volta del calcio Monza, un'intera serata dedicata ai colori biancorossi che durante questa stagione hanno incantato migliaia di tifosi brianzoli. Saliranno sul palco diversi volti noti della galassia biancorossa, fra cui dirigenti, giornalisti, tifosi, e sarà inoltre aperta una mostra di collezionismo a cura di Fabrizio Bosisio, il più grande collezionista al mondo di maglie del Monza, con le casacche che hanno fatto la storia del club. Ciao ragazzi, vi aspetto all'evento Monza Città la Serie A con la mostra delle maglie storiche del calcio Monza. Vi aspetto numerosi da pelle biancorossa. Monza Città da Serie A si concluderà sabato 8 luglio con tanti altri appuntamenti, con tanti altri sport, tra cui pallavolo, hockey, pallanuoto, ma non solo. Siamo orgogliosi come Regione Lombardia di avere la possibilità di patrocinare questo grandissimo evento che darà lustro e valore a tutte le realtà del nostro capoluogo brianzolo. Ma mi raccomando, le sorprese non finiscono qui. Vi aspettiamo il 6, 7 e 8 luglio in piazza Trento Trieste per Monza, una città da Serie A. L'evento sarà patrocinato da Regione Lombardia, Provincia di Monza e Brianza, Comune di Monza e Camera di Commercio di Monza e Brianza. Tutti gli aggiornamenti su Monza News, media partner dell'evento. Allora, rieccoci, poi ci andremo, caro Andrea Magro, su questo evento. Tra poco ne parleremo, così ci darai qualche indiscrezione. Dovremmo aver ripristinato il collegamento con Martina Sassoli, consigliere regionale. Ciao Martina, ben trovata. Ciao Martina. A tutti, buonasera. Ciao Martina, ben trovata, adesso ti sentiamo. Allora Martina, nelle scorse settimane avevi lanciato questa mozione per intitolare lo stadio, lo You Power Stadium, o meglio il Brianteo, a Silvio Berlusconi. Ci sono stati dei passi in avanti? No, ci sono stati dei passi diversi, nel senso che settimana scorsa in Regione Lombardia invece è stata assunta la determinazione per l'intitolazione del Belvedere di Palazzo Lombardia a Silvio Berlusconi, e il Consiglio regionale ha votato con un po' di bagarre la decisione di intitolare, anzi la richiesta di intitolare Malpensa a Silvio Berlusconi. Mm. Perché dico la richiesta? Perché in realtà non è di competenza mia. Certo. Ma è competenza di SEA, quindi sarà il Comune di Milano insieme a SEA a decidere cosa fare. Regione Lombardia, però, il Consiglio ha dato l'assenso. Intanto c'è stata già un'intitolazione, no? questa notte, nelle scorse ore, di cui volevi parlare, sempre una bella dedica nei confronti di Silvio Berlusconi. Martina? Beh, io l'ho... No, in realtà, no, dai, l'ho bannata come una battuta, cioè creatività batte la burocrazia 1-0, perché questa notte, come credo molti di voi sappiano, un artista che si chiama Alessandro Palombo ha voluto realizzare un'opera, una street art, guarda caso in via Volturno a Milano,
casa storica, identificata come storica da parte del presidente Silvio Berlusconi, e ha voluto Alessandro Palumbo realizzare quest'opera di street art. Io l'ho voluta davvero definire con ironia come una capacità da parte dell'arte, da parte degli artisti, di voler superare quelle che sono le procedure burocratiche. In questi giorni, in queste settimane, abbiamo visto tantissime proposte di intitolazione che poi in realtà si perderanno nell'arco dei giorni. Addirittura Beppe Sala si è rifiutato di intitolare lo stadio Meazza, piuttosto che Linate, piuttosto che la Volturno stessa, al presidente Silvio Berlusconi, nascondendosi dietro a quella che è la normativa, omettendo di ricordarsi che la normativa prevede delle eccezioni, delle deroghe. Cioè, nel caso specifico in cui si tratti di intitolazione a personaggi particolari il cui valore nazionale è superiore, cioè riconosciuto, allora si può derogare 10 anni. Bene, Beppe Sala ha detto di no, l'arte ha battuto Beppe Sala. Questa notte Via Volturno ha visto la realizzazione di un'opera da parte di Alessandro Palumbo, che è un artista che un po' alla stregua di Banksy ha voluto fare una realizzazione, un'opera d'arte per farci riflettere. Ricordo che Alessandro Palumbo in realtà negli ultimi anni si è contraddistinto anche con riconoscimenti al Louvre, si è distinto per delle denunce della sua arte. Questa notte ha voluto ricordare il presidente Silvio Berlusconi come self-made man, quindi un'immagine pulita, artistica, che nulla a che vedere, perché io già lo so cosa potrebbero essere le critiche che vi verranno rivolte: ah, ma tu adesso sei a favore dei graffitari. No, questa secondo me è una forma d'arte alla stregua di Banksy o alla stregua di Bastiat. Ha voluto omaggiare il presidente senza dare un'enfasi o un'accezione positiva o negativa, ma semplicemente ricordandoci che lì è nato e cresciuto il presidente che per più di 30 anni ha determinato le sorti politiche e sportive, certo, del nostro paese. Tra poco torno da te, Martina. Chiedo a Tommaso Villa, il padrone di casa di questa sera: ti piacerebbe uno stadio, lo stadio futuro del Milan, tu sei milanista, intitolato a Silvio Berlusconi, o ce lo lasciano i monzesi, Tommaso? No, beh, sicuramente questo secondo me è un dovere, almeno provarci per intitolare lo stadio a Silvio Berlusconi. Sai, al Milan ha fatto la storia, no? Perché io mi ricordo, scusate, quando ero ragazzino mi ha fatto vivere, essendo tifoso milanista, mi ha fatto vivere una grande giovinezza di trionfi, di vincite, di grandi colpi di mercato, di grandi acquisti, e io non potrò che ringraziarlo per quello che mi ha fatto vivere. Ovviamente, essendo passato a Monza e quando è venuto a mancare era presidente del Monza, io mi aspetto che ci si provi a intitolare l'Upower Stadium a Silvio Berlusconi. Secondo me è un atto dovuto. Andrea Magro, volevi dire qualcosa a Martina Sassoli? Beh, ancora in collegamento. Perché? A nome di tutti gli amici che stanno dando da fare per la manifestazione Monza non città di Serie A, perché so che personalmente si è dato da fare, non solo come consigliera ma anche come amante di Monza e della città di Monza. Per quanto riguarda un mio parere personale sullo stadio, Monza ha avuto tanti bei presidenti. Ricordiamoci, l'altro stadio storico di Monza si chiama Gino Alfonso Sala, dedicato a un grande presidente, uno dei primi presidenti di calcio Monza. Sono convinto che noi brianzoli siamo pratici e facciamo le cose, le diciamo ma le facciamo. Uno stadio dedicato a Silvio Berlusconi è un dovere, anche perché il vecchio Briantero è ridotto a uno stadio non di Serie B, ma neanche di Serie C, era messo veramente male. Berlusconi ha tirato fuori i suoi soldi e ha creato uno stadio degno dei stadi inglesi, quasi perfetto. È vero. Quindi è un dovere che la città ha e deve avere, intitolare lo stadio Brianteo a Silvio Berlusconi. Questo è quello che penso. Assolutamente. Penso tanti monzesi
di tutti i colori politici. Vi posso preannunciare che la domanda per vincere questa felpa ufficiale Nike riguarderà proprio Silvio Berlusconi, quindi ripassatevi un po' la storia da quando è arrivato a Monza. Futuro Monza, Martina Sassoli, che idea ti sei fatta? Come andrà a finire la vicenda? Rimarremo nelle mani della famiglia Berlusconi o hai sentito, Martina, qualche voce, qualche rumors in particolare? Stefano, noi sai che abbiamo l'abitudine di sentirci abbastanza spesso, non mi voglio esprimere, ma non per malattia, ma perché io credo che ci sia un affetto profondo. Ha ragione Andrea quando dice che la storia del Monza è una storia fortemente legata ai propri precedenti. È verissimo. E senza nulla togliere che sia stato in precedenza, però questa volta è una cosa diversa. Il presidente ci ha portato dopo 111 anni in Serie A. È chiaro che il nostro presidente Silvio Berlusconi rimarrà nel cuore di ciascuno di noi al pari di anni. Io lo sto dicendo sempre, perché è il connubio perfetto. Non voglio esprimermi, Stefano, sul tema della proprietà. Certo. Perché qualsiasi cosa abbia lasciato Silvio Berlusconi come decisione per il suo Monza e per il Monza di Adriano Galliani, lo accetteremo, semplicemente perché siamo monzesi e perché abbiamo apprezzato Silvio Berlusconi come presidente onorario. Va bene Martina, noi ti ringraziamo, purtroppo abbiamo qualche problemino di audio. Tu speravi in uno scoop. Speravo in uno scoop. Ma io ho il terrore di incrociare domani mattina Adriano Galliani. Anche perché avete lo mandate a mangiare nello stesso ristorante, no? Giusto? Esatto, esatto. Quindi no, io non dico come l'amministratore delegato Adriano Galliani, impedisco, però per il rispetto che c'è nei confronti della famiglia Berlusconi sono sicura che qualsiasi decisione sia stata già presa, perché il presidente era visionario, cioè lui guardava certo. Avanti. Immaginava cosa potesse essere in futuro. Tu l'hai detto in prima persona, Stefano, qualche settimana fa, che l'ipotesi greca probabilmente non avrebbe avuto grande seguito. No. Così è stato. Non l'ho detto io come Stefano Peduzzi. Da giornalista mi sono informato con le mie fonti da persone molto vicine a Marinakis e questa ipotesi mi è stata smentita. Così come è stata smentita peraltro questa sera da un'agenzia assolutamente attendibile, la DN Cronos. Però vediamo come... Quello che preoccupa secondo me è oggettivamente come verrà gestita la campagna acquisti, perché è chiaro, in un clima così complicato, così difficile, di incertezza, cioè gestire una campagna acquisti, oggi da Adriano Galliani, domani mattina magari non c'è più. Cioè, certo. Questo crea veramente incertezza. A me è piaciuto molto un articolo che è uscito oggi in Monza, una squadra seria con delle certezze. Ecco, l'incertezza creata dalla successione rischia di essere purtroppo qualcosa che ci rema contro nella campagna acquisti e nella campagna vendite. No, adesso vedo, mi mettete il sottopancia consigliere regionale, la prossima volta mettetemi tifosa monzese, perché sto parlando come tifosa del calcio Monza, ovviamente, no? Hai ragione. Però è un dato di fatto, chiunque si occupi di societario si rende conto che oggi questo trapasso purtroppo ci pone una condizione di incertezza che ci disallinea da quelle che sono le necessità di certezza del mercato. Va bene, da casa qualcuno ti scrive: Martina, eri alla festa dell'Olimpia Milano? Se sì, hai qualche notizia bomba? No, assolutamente no. Sono a casa, come si vede dal traballio dell'iPad, con due cani minore che mi stanno facendo impazzire. No, vabbè, a Natale sappiamo cosa regalarti: un bel paio di cuffie prestanti, ok? No. Non te le regalo solo. No, a Natale regalatemi una classifica migliore di quella dell'anno scorso, questo è quello che chiedo. Devi lamentarti la classifica, eh? Beh,
sei partite il tiramento, Stefano, sei partite con cui siamo partiti. Potevamo arrivare così. Sì, certo, assolutamente. Va bene, Martina, noi ti ringraziamo, ti aspettiamo presto qui nei nostri studi. Così fai felice Stefano, un po' di... fammi chiedere scusa a tutti gli ascoltatori, ma ahimè, purtroppo ho avuto 8 ore di consiglio regionale, non quindi non ti preoccupare. Andrea Magro forse vuole invitarti, spero non a cena, perché lui è il numero uno dei Marpioni. Magro, assolutamente, poi l'hai sposato, un magnifico libro. Guarda, mi conosce da quando sono minorenne. Ti invitiamo noi tutti a venire in piazza il giorno di venerdì, se vuoi venire per calcio, ma il venerdì mi sa che è impegnata, mi sa che c'ha un... Comunque, l'importante è col cuore che ci sei, sarà una manifestazione, credimi, fatta col cuore dagli organizzatori, ma per la città, per dare lustro alla nostra città come il simbolo del logo che abbiamo dato, Monza, città di serie A. Da serie A. Già se sbagliamo il titolo partiamo bene. Sono emozionato, Stefano, perché stiamo lavorando, perché noi, tu mi consigli, noi da stamattina alle 7 con la non immagini cosa sta succedendo. Allora Stefano, quando sei l'ultima battuta. Prego. Vai. Me lo sentirete, Andrea, conosco perfettamente il vostro programma e vi faccio i complimenti, il programma della manifestazione. Non potrò essere presente per motivi familiari veri, ma so che ho sentito prima che farete una manifestazione con le maglie storiche, vi mancherà la mia. Ah, la maglia di Fulvio Saini, vero. Beh, me la puoi mandare, no? Me la puoi mandare. Già ti ho rubato la maglia di Colpani, che l'abbiamo messa qui in studio dietro Andrea Magro. Ti ruberemo anche la maglietta di Saino, il mitico capitano. La maglia di Colpani ce l'ho io. Mancherà la maglia storica di Saini, Fulvio Saini, mi mancherà. Però va bene. Seguirò in diretta e il sabato ci sarò. Intanto grazie a tutti e sempre forza molto. Grazie Martina, è stato un piacere averti avuto in collegamento qui. Grazie mille, voi. Buona serata. Ci scusiamo naturalmente per i problemi di audio, però penso e spero, leggendo anche i commenti, che insomma qualcosa è arrivato da casa. Paolo, voglio tornare al discorso Silvio Berlusconi prima di parlare di calciomercato. Qualcuno da casa ha scritto, ma non è che il presidente aveva già previsto tutto, cioè che comunque si fosse già portato in avanti per alcune trattative di cessione? Paolo? Non voglio evitare la risposta, voglio dire due cose veloci, perché sono in totale disaccordo su due cose con Martina. Certo. Primo, si sta facendo a livello politico una gran confusione. O si intesta lo stadio di Monza, Berlusconi, o si intesta l'Inate. Una sola cosa si deve intestare. Non si possono fare tutte più queste cose. Cose. Perché? Però il presidente penso che sarebbe stato contento. No, però io lo dico col sorriso, ho voluto un gran bene a Silvio Berlusconi. Sì, Silvio Berlusconi, che per me è stato un grandissimo personaggio a 360 gradi, sappiamo che è stata anche una figura divisiva. Allora puntiamo su una sola cosa e cerchiamo di fare quella. Okay. Punto. O l'Inate o lo stadio. Io sono per lo stadio. Se vogliamo fare del Monza o del Milan? Ma io sono per lo stadio del Monza per una questione di tempi anche, perché lo stadio del Monza domani mattina può diventare lo stadio Silvio Berlusconi. Lo stadio del Milan, quale stadio del Milan? Lo stadio del Milan può essere come la metropolitana Monza. Io andavo al liceo quando si parlava della metropolitana di Monza e siamo qui ancora adesso, che non so se i miei nipoti, no mia figlia è già all'università, già quasi finito, ma i miei nipoti non so se vedranno la metropolitana Monza. Quindi io sono per fare lo stadio a Monza. L'Inate è un'altra cosa. Parliamo dal punto di vista sportivo, che è molto più facile raggiungere. Hai voluto deviare un po' la domanda, però. Io ho fatto la domanda se secondo te Berlusconi non si fosse già mosso in precedenza. Arrivo anche a quella, ma devo dire la seconda cosa che contesto. Io quando parlo con Martina simpaticamente, ha detto prima che la società è in ambasce nel fare la campagna acquisti. È vero, in teoria. Secondo me è verissimo questa cosa. Secondo me finora Galliani si è mosso in maniera spettacolare. Addirittura. Perché è andato a prendere e sta puntando le cose che servono, e sono certo che abbia già in serbo i colpi sia in uscita che in entrata. E poi dopo li valuteremo quando ne parleremo. Questo è il mio personale parere. È vero che c'è una difficoltà oggettiva, ma io credo che si stia muovendo bene. Ci sta dicendo qualcosa di... Con delicatezza...
e consapevole che forse nemmeno lui sa se il Monza tra sei mesi, tra un anno e mezzo sarà ancora della famiglia Berlusconi o meno. Si sta muovendo molto bene, a mio avviso. Va bene, qui sotto vedete i messaggi, quindi potete commentarli. Ritorniamo alla domanda, visto che tu mi vuoi sempre sconvolgere la scaletta. No, ti rispondo alla domanda. Io sono d'accordo con Martina su questo punto di vista e con Andrea, che prima diceva il presidente Berlusconi era un uomo che leggeva il futuro con 20 anni di anticipo. Io credo che sapesse benissimo, anche per l'amicizia che aveva con il suo medico, professor Zangrillo, al quale non avrà detto senta mi illuda, mi dica che posso vivere ancora 20 anni, quando è nata e si è decisamente rafforzata questa malattia degli ultimi mesi, sapeva che non aveva tanto da vivere. E quindi sicuramente si sarà organizzato, quantomeno avrà o già messo nero su bianco quello che doveva mettere, o magari l'ha ritoccato in questi ultimi mesi o settimane. Quindi io sono convinto che, e per questo che dico, a mio giudizio nel testamento ci potrebbe essere qualcosa, io quantomeno me lo auguro, che possa essere una cosa positiva per il calcio Monza. Allora, tra poco ci collegheremo con Monza News per le ultime di calciomercato con Federico Ferrario. Ci sono delle notizie veramente molto calde. Poi, insomma, io quando parla Paolo Corbetta mi fido. Paolo dice, attenzione perché Gagliani farà un grande mercato, Vedremo di capire come lo farà. Prima però di parlare del mercato del Monza, voglio parlare anche un po' del Bellusco, l'avventura, la prossima avventura lavorativa, sportivamente parlando, di Tommaso Villa. Tommaso, che squadra farete il prossimo anno? Cioè avete l'ambizione dalla seconda categoria di fare un campionato di vertici? So che c'è anche una foto, no, del Bellusco. Tommaso. Ma Stefano, sì, sicuramente l'obiettivo è quello di fare bene, l'obiettivo è quello di andare su di categoria, perché penso che sia una cosa veramente importante, no? Avere sempre un obiettivo durante la stagione. Stiamo programmando una buona campagna acquisti, degli ottimi rinforzi sono arrivati, è arrivato un vero bomber, Fichera, insomma, che è veramente un ottimo acquisto. Sono andati via veramente dei giocatori validi, ma ne sono arrivati altrettanti validi. Sicuramente la società sta lavorando bene, stiamo collaborando con la società per chiudere, che ormai è quasi conclusa la rosa, con l'arrivo di due portieri, e quindi penso che ci siano tutte le carte in regola per poter fare il nostro ottimo campionato. Dicevamo, ha iniziato quest'anno, cioè quest'anno prima esperienza in pro, però è tanti anni che alleni, no? Sì, mi racconti un po' il tuo percorso, se magari poi andiamo a vedere anche qualche foto del Bellusco. Sì. Tommaso. Allora, sicuramente ho fatto un po' tutte le categorie, no? Come si fa ogni mister, no? Deve fare le proprie esperienze partendo dai piccolini e poi scalando le varie categorie. Questa è la mia seconda esperienza con una prima squadra. La seconda? Sì, avevo fatto 2 anni, l'anno dopo il Covid, 2021, sì. Un'esperienza molto molto semplice, una terza categoria nella quale abbiamo portato comunque la squadra a giocarsi la finale per andare in seconda categoria. Poi non ero più io il mister alla fine per vari motivi, comunque la squadra è stata ripescata per la seconda categoria, quindi la mia prima esperienza in seconda categoria sarà quest'anno col Bellusco, sicuramente. Bene, bene. Poi ci racconterai anche quando inizierà la stagione, insomma, anche qualche dettaglio in più. Faccio un salto da Federico Ferrario per le ultime di mercato, dai, poi ci racconti un po' quali sono le ultime. Federico? Sì, assolutamente, Stefano, infatti come già qualcuno da casa ci sta scrivendo, per esempio Domenico, parlando di mercato, già con gli arrivi di Cittadini e Izzo mi sembra che una linea di mercato c'è, ed effettivamente è così. Andiamo a vederli anche in grafica, quelli che sono proprio i nomi caldi in queste ore del Monza. Vediamo Cittadini, che di fatto sarà al 99,9% un nuovo giocatore del Monza, sempre un difensore, sempre di proprietà dell'Atalanta, si tratta di Okoli. Facundo Gonzalez invece, un nome più esotico, dal Valencia. E poi, tornando in Italia, il nome caldo di questa giornata è quello di Sule della Juventus, che potrebbe arrivare con la formula del prestito qui a Monza. Ed infine un nome per l'attacco, quello di Rover del Sud Tirol. Vediamo anche se riusciamo ad avere in grafica la nuova formazione del Monza, perlomeno fino a questo momento, con anche qualche obiettivo.
quella appunto di Gregorio, ovviamente confermatissimo tra i pali. In difesa abbiamo inserito proprio Ocoli, un obiettivo difensivo del Monza, Pablo Mari e Izzo, che lo ricordiamo è stato, o perlomeno è molto vicino a ritornare in biancorosso. A centrocampo Ciurria da una parte, con Sulé dall'altra, Pessina e Mecin a centrocampo, e in attacco Colpani, Petagna e Dalimota, in attesa di chissà un gran colpo anche in fase offensiva. Allora chiedo alla nostra regia di tenermi questa grafica. Benissimo, mi ascoltano sempre. No, battuta. Andrea Magro, oggi chiaro è presto, ma questa è una formazione che può ambire a che cosa? Beh, guarda, ormai non abbiamo, noi monzesi non abbiamo più limiti. Posso finire, volevo citare una cosa, tornando a prima, visto che sei stato molto critico ma giusto, ricordiamo anche che il centro sportivo monzese, Monzello, è stato dedicato al papà di Berlusconi e lui ci teneva tanto, quindi la famiglia, anche per questo gesto fatto da Silvio Berlusconi, è un motivo in più perché la famiglia ci pensi bene prima di vendere il calcio Monza. Per la squadra ci siamo, abbiamo la bocca bella piena noi monzesi, no? Abbiamo mangiato tutto l'anno, abbiamo goduto tutto l'anno, e speriamo di ripetere l'anno prossimo un campionato, addirittura qualcuno sogna le coppe. La cosa più bella che dico sempre è il coro della curva, che è un coro fantastico, bellissimo. Sogniamo la Champions League. Allora, prima o poi ci arriveremo. Ci dobbiamo interrompere ancora per parlare di mercato, poi ci torno da Paolo Corbetta per fare anche un po' il suo punto su queste trattative. Caro Paolo Corbetta, dovremmo riavere in collegamento Martina Sassoli, che ti vuole rispondere insomma un po' a quello che hai detto in precedenza. Vediamo, speriamo che si senta un pochino meglio. Martina, Claudio, insomma, non c'è niente di meglio da fare stasera, Martina, no? Parte la battuta, chiaramente. Io lo sai che ti vedo sempre, no, sto scherzando. No, all'amico Paolo Corbetta. Inquadriamo Corbetta, così li voglio vedere attaccati. Prego, Martina. Io raccolgo ufficialmente l'invito fatto a Paolo Corbetta. Basta proposte di intitolazione, facciamone una. Il Brianteo. Facciamone una, perché Monza merita, si è meritata una squadra di Serie A, e il Brianteo si merita di avere un'intitolazione, al di là del nome commerciale, dedicato a chi ci ha portato in Serie A. Quindi basta proposte, Linate, Malpensa, Belvedere e quant'altro, l'intitolazione a Silvio Berlusconi la vogliamo solo noi. Sono d'accordo, è quello che ho detto prima, mi fa piacere che tu sia convenuta su questa idea, perché tu sei una persona concreta, come normalmente sono anch'io, ma io non sono un politico e quindi sono ancora più concreto di voi, che a volte... ma non tu in particolare, ma in generale la classe politica si perde a volte in tanti bla bla bla, in tanti discorsi. Uno solo obiettivo, chiaro, uniamo tutte le forze. Lo stadio Brianteo è la cosa più semplice, perché c'è una ratio dietro. Il primo presidente che ha portato il Monza per la prima volta in Serie A. Linate è già un qualcosa di più ambizioso e di più divisivo. Perché? Perché Silvio Berlusconi, purtroppo o per fortuna, a seconda dei punti di vista, è stato un personaggio politicamente divisivo. Quindi io dico, infatti, diretti Paolo, sul Brianteo, sono d'accordo. Stefano sì. Lo sa, mi hanno chiesto, ma scusa, ci sono domande di intitolazione, nuovo stadio del Milan, Linate, Malpensa, va benissimo tutto, ma lo stadio del Milan non esiste. E mi sembra che Beppe Sala ancora non sappia come gestire la cosa. Il Brianteo c'è, è vero, ha un naming commerciale, ma ciò non toglie che possa essere intitolato a Silvio Berlusconi per meriti sportivi. Tutto qua, e questo è innegabile, e credo che tutti di qualsiasi partito politico siano d'accordo nel dire che è il presidente più titolato. Certamente. Qualcuno dice del mondo, al pari di Bernabeu, ma sicuramente d'Italia. Certo. Martina, voglio chiudere con il sorriso, visto che sei stata ospite settimana scorsa ad una famosa trasmissione Rai, Un giorno da pecora. Ma meglio Un giorno da pecora o meglio Binario Sport? Vabbè, qua siamo tra amici. Ah, ok.
Vi conosco tutti, tranne il vostro ospite che vi ha ospitato questa sera. Che ci ha ospitato, Tommaso. Beh, ti consiglio di guardare Canale Italia perché ci sono delle belle offerte. Quindi dalle 9 alle 13, mi raccomando, canale 121 mi dicono di ricordare. Qui siamo in qui è il tuo regno, a parte che tu hai una taglia completamente diversa, però insomma, qua di vestiti insomma c'è l'imbarazzo della scena. Non so se troverai la tua taglia, perché mi diceva Tommaso che le taglie sono un po' giusto? Adesso qualcosa c'è. Le donne quando vogliono una cosa... Beh, mandiamoglielo alla Sassoli, mandiamolo un omaggio però, Tommaso. Non posso, codice etico, non si può. Ah, non puoi, basta, vabbè, basta. Ok, basta, ma parlo più. Si può fare una petizione? Che c'è, Magro? No, mi è venuto in mente, si può fare una petizione popolare dei monzesi, una sottoscrizione, per intitolare lo stadio al calcio Monza. Possiamo lanciarla nella nostra iniziativa che stiamo rilanciando, una petizione popolare, come si fa per il referendum, una raccolta firme, e vediamo quante ne raccogliamo, e vediamo, può essere nel tempo. In certi periodi storici della nostra città queste raccolte firme sono servite, sono passati tanti anni, ma è servito anche per l'autodromo nel 1995, quando c'erano problemi con le curve, non si poteva... Ah, sì. E abbiamo fatto una raccolta ad agosto, io ero un ragazzino, abbiamo raccolto centinaia di firme e questo è servito per i giornali, per tutti, per lasciare Monza come autodromo. E perché no? Una petizione di firme di tutti i cittadini, di tutti i colori, per intitolare lo stadio Brianteo a Silvio Berlusconi. Va bene, va bene. Martina, ti ringraziamo, vai a letto, riposati, mi raccomando. Cioè, grazie a voi. Continua a vederci però... Riposo, continua a guardarvi, ovviamente, come guardarci. Sempre. Noi poi siamo bravi a far addormentare le persone. Grazie Martina, un abbraccio. Ciao Martina, ciao. Ciao. A tutti, grazie. Allora, state pronti perché tra un po' è il momento della domanda che riguarda proprio Silvio Berlusconi per vincere questa felpa Nike. Torno a Federico Ferrario per concludere il discorso calciomercato. Abbiamo un'altra grafica firmata da Ero Scrippa. Federico. Sì, assolutamente sì, ovvero cosa aspettarci poi effettivamente da questo calciomercato biancorosso, visto che in grossi investimenti, parliamoci chiaro, difficilmente verranno fatti. Ci aspetterà sicuramente un calciomercato di prestiti secchi o prestiti comunque col diritto di riscatto, ma soprattutto anche ovviamente parametri zero a fine mercato, ma soprattutto volevo arrivare al secondo punto, i giovani italiani di prospettiva. Ecco, a maggior ragione, anche dopo la morte di Silvio Berlusconi, crediamo che il Monza proseguirà molto forte su questa linea. Quindi giocatori giovani e italiani, questa deve essere la linea del Monza. Questa deve essere la linea del Monza, ma sarà veramente così, Paolo? Perché insomma è un po'... in antitesi con quanto hai detto prima, cioè secondo te sarà tutto il mercato così o cambierà il ritmo o comunque cambieranno gli obiettivi più in là? No, gli obiettivi cambieranno anche quando si avranno delle maggiori certezze sul futuro societario. Quello che ci tenevo a dire io prima e che in particolare era riferimento a quello che diceva Martina diceva che è difficile fare una campagna in queste condizioni, sono perfettamente d'accordo. Abbiamo una certezza che si chiama Adriano Galliani, che si sa muovere sempre bene, e devo dire quel poco di certo che è stato fatto fino adesso, a mio giudizio è stato fatto molto bene. Perché? Perché i calciatori che sono stati presi, come Izzo che è ritornato e lo stesso Cittadini, sono ottimi calciatori, e poi ci sono degli obiettivi che a mio giudizio sono obiettivi validi, calciatori giovani tipo Okoli, se fosse un obiettivo, e penso di sì, è un calciatore giovane di grandi speranze, italiano. E poi a me piace tantissimo anche Sulé, che però non è italiano, mi pare sia argentino, ma a me piace tantissimo Sulé. Mi fate vedere, eccola qua, grazie regia, la scheda di Sulé, classe 2003, argentino, esterno destro, gioca nella Juve, ha fatto 19 presenze, un gol e 0 assist, ha giocato già in nazionale con l'Under 20, 7 presenze e un assist, vale 4 milioni di euro. Come potrebbe essere un'alternativa a Churria a destra, Paolo, Sulé? Potrebbe essere un'alternativa a Churria e potrebbe anche giocare, a mio giudizio potrebbe anche giocare, se si gioca sempre con il 3-4,
2-1 nei due dietro la punta. Quindi è per questo che mi piace perché è anche versatile ed utile. E non ci fermiamo qui, ci saranno sicuramente altre cose. La mente di Galliani è sicuramente... Ma un nome ce l'hai in tasca? Un nome importante? No, ho un nome importante. No, però, il nome importante per me sarebbe quello che consentisse ad Adriano Galliani di fare solo l'amministratore delegato del Monza, a prescindere da quella che sarà la proprietà. E credo che questo riscontri anche i suoi desiderata. Non credo che sia entusiasta di andare a fare il senatore a Roma, anche se nulla gli vieterebbe di fare il senatore e l'amministratore delegato del Monza, ci mancherebbe. No, assolutamente. Però sono sicuro che lui sta bene qua. Poi ti chiedo anche quale potrebbe essere il nuovo attaccante del Monza. Vediamo le schede per cortesia anche di altri due obiettivi, perché si parla di Occoli. Occoli è un giocatore che nella Cremonese è stata una grande rivelazione in Serie B. Quest'anno però Paolo ha trovato poche presenze, 17, vabbè, lasciamo stare i gol, gli assist, tanto si tratta di un difensore, però vale 10 milioni in Nazionale Under 21. Si è visto che tipo di giocatore è, questo è un giocatore pronto. Certo, un giocatore pronto. Io credo che abbia giocato poco nell'Atalanta, anche perché l'Atalanta ha dei giocatori altrettanto validi, sicuramente validi e sicuramente più esperti. Probabilmente Gasperini è un po' legato a determinate sue fissazioni, sue certezze, quindi l'ha un po' sperimentato. Per la verità, 17 gare, anche se molti sono degli spezzoni, non sono pochissime, però può essere... E poi andiamo a vedere anche Gonzales, altro difensore straniero, Facundo Gonzales, grazie a regia, classe 2003, uruguaggio, difensore centrale, gioca nel Valencia B, 17 presenze e un gol, ha fatto anche lui tante presenze in una nazionale under 20, vale 1 milione, potrebbe essere comunque un'alternativa ai tanti difensori. Tommaso Villa, ti piace? Tu sei fratello d'arte, tra l'altro tuo fratello era un grande difensore, insomma, quante partite ha fatto in Serie A? Nome Villa Matteo Villa, Cagliari, sì. Inter. Cagliari, ha fatto tutto il giovanile a Milan. Ok. Poi dopo è andato subito, ha fatto un anno a Trento in C1, l'anno dopo la Reggiana in Serie B e poi ha fatto 11 stagioni a Cagliari, di cui 7 da capitano. Adesso cosa fa? Adesso lavora all'Inter, Ci vuoi portare una sera qua a Binario Sport? Sì, gliel'abbiamo detto adesso. Ci proviamo. Sicuramente ha fatto un'ottima carriera, una grande carriera. Cagliari lo porta sempre nel cuore, lui porta sempre nel cuore Cagliari e la sua storia, diciamo che l'ha fatta lì. Poi ovviamente ha fatto 2 anni a Napoli, 2 anni a Genoa, però e anche lì si è trovato molto bene. Quindi sicuramente un'ottima carriera, insomma, difensore. Ti piace questa idea di un mercato giovane per quanto riguarda il Monza? Sì, tu, insomma, hai fatto una lunga esperienza con i giovani, Tommaso. Sicuramente, perché io lo dico sempre, no? Io sono uno che ama puntare sui giovani e da lì io dico sempre anche che è il settore giovanile che deve costruire. Qua in Italia purtroppo abbiamo perso un pochettino questa cosa, no? andiamo a pescare all'estero, no? Invece di far crescere i nostri giovani in Italia, puntare sui settori giovanili e portarli sulle prime squadre, invece andiamo a pescare all'estero. Comunque io sono uno pro giovani e secondo me il Monza deve puntare su questo e sicuramente lo farà. Allora, caro Andrea Magro, adesso vediamo se il nostro Federico Ferraro riesce a mandarmi in onda questo messaggio da parte di Mauro Bonfanti, che dice: l'anno scorso abbiamo fatto 7.000 abbonati, o giù di lì. Io ho già rinnovato, ma secondo me in questo clima di incertezza quest'anno faremo fatica ad arrivare a 5.000 abbonati. Voi siete bravissimi, sempre forza Monza. Però sono un po' sconfortanti questi commenti, nel senso, massimo rispetto, eccolo qua, il commento i Brianzoli, cioè, dopo un anno in cui sei arrivato 11°, che è una squadra in Serie A, che comunque la prospettiva di fare un altro anno in A, c'è il dubbio se abbonarsi o no. No, non si fa. I Brianzoli sono sempre positivi, però il bicchiere lo vedono sempre mezzo pieno, mai mezzo vuoto. Sono positivi, ma vengono è così. Okay. Per esempio, noi i Brianzoli abbiamo il difetto della tirchia. No, a volte faccio fatica a capire. E quindi l'abbonamento che costa... Io Andrea Magro lo sento dalla mattina alle 7 fino alla sera... No, passami la battuta. Un abbonamento costa, non è tanto. Noi Brianzoli siamo anche tirchi, della storia. Si dice che i genovesi, passami questa battuta, si dice che un monzese andava a Genova a trovare degli amici e a un certo punto i genovesi sono noti per la loro tircheria, stavano mangiando, spegne la luce. A un certo punto il genovese dice: ma perché? Il monzese lo guarda e dice: ma perché dobbiamo mangiare al buio? E il genovese gli risponde: vabbè, tu sai dov'è il piatto, sai dov'è la bocca, non c'è problema, no?
dopo che è finito il pranzo si accende la luce e il Monzese è nudo. Il Genovese lo guarda e fa: ma come mai sei nudo? E cosa servono i vestiti quando siamo al buio? Cioè, questi sono i brianzoli. Sì. Quindi è una battuta. Ovvio che i prezzi incidono molto, però l'entusiasmo brianzolo dopo una stagione come quella che abbiamo vissuto, sono sicuro che il Brianteo l'anno prossimo, quest'anno ha fatto solo un esaurito mi sembra, col Napoli, se non erro, io sono sicuro che l'anno prossimo il Brianteo sarà sempre pieno. Senti, tu mi hai detto, io vengo da Tommaso Villastor ad un patto, visto che si parla di marketing. Ah sì, vendite, la marchetta, perché? Non posso? Certo, se mi autorizzi. Non mi dai il cachet, ecco, però stasera, no, ma non è. Che è successo? Allora, ti spiego velocemente. Già che togli il cappello mi preoccupi. Metto qua, no, ti spiego velocemente, la marchetta non è una marchetta, ma è una cosa che devo a un amico, a un amico. Voi dovete sapere che Monza era la capitale indiscussa dei cappelli, di feltro, infatti, mentre è rimasto in Italia, l'unico distretto serio che fa cappelli si trova nelle Marche, in provincia di Fermo, esattamente a Mottapone e Massafermana, che sono due paesini in collina magnifici. Tra l'altro c'è un gemellaggio, perché la provincia di Fermo con la provincia di Monza è stata l'ultima con Barletta, con l'ultima provincia a essere. Sì, beh, non andiamo alla calendaria. E poi andiamo, aspetta, c'è un ricordo storico, c'è un ricordo storico di Fermo, perché lì io ho la maglia con lo scudetto, sì, e quindi l'unica maglia con lo scudetto l'abbiamo fatta a Fermo. Sì. Comunque, se mi permetti, volevo ringraziare questo grande industriale. Cosa ti ha regalato? Cosa ti ha regalato? Non ha regalato, guarda, questa è la sua azienda che ha 100 anni di storia. Facciamola vedere in favore di camera. Ecco, facciamola vedere di camera. Visto che sei un uomo di comunicazione. Ecco, una grande marchetta, come dice Stefano, l'azienda Sorpati, 100 anni di storia. Ringrazio per avermi donato, per aver donato a me questi magnifici cappelli che io indosso tutti i giorni come testimonial non solo dell'azienda ma del piacere monzese. Adesso capisco. Quindi tutto. Io non è una marchetta ma come se lo fosse. Tommaso, oltre ad essere esperto di calcio, è anche un esperto di conduttrice e di venditrice. Voglio chiederti un voto in tutta sincerità ad Andrea Magro nel ruolo di Giorgio Mastrota. Posso fare anche di peggio, Tommaso. Molto 10 assoluto. 10 assoluto. 10 assoluto. Lo chiediamo anche agli amici a casa, naturalmente. Date un voto ad Andrea Magro che poi vedrete in Piazza Trento Trieste il prossimo weekend. Allora, tra poco metteremo in palio questa bellissima tuta Nike, mi raccomando, state pronti perché che è questa, non quella eccola qua, questa qua. Prima però un salto a Ponte di Legno. Oh, stasera tutte belle donne, abbiamo intervistato Martina Sassoli, adesso andiamo a sentire Elisa Del Favero, intervistata da Federico Ferrario, che è Marketing and Brand Manager per il consorzio Ponte di Legno, che ci racconta anche qualche dettaglio del luogo dove andrà il Monza in ritiro a partire da inizio luglio. Siamo molto orgogliosi. Siamo in via di definizione su un calendario fitto, per cui sicuramente stiamo lavorando con la squadra per dare ai tifosi più punti possibili di contatto e quindi in realtà ci sarà da sicuramente divertirsi e potrete manifestare tutto il vostro entusiasmo ai calciatori, alla squadra, ai preparatori e a tutto lo staff. Il campo sarà questo, che se non vado errato ha ospitato per diversi anni anche la Sampdoria, proprio a Ponte di Legno. Corretto, corretto. Il campo negli anni ha ospitato Parma, Perugia, Sampdoria, facciamo i camp estivi per i bambini, il Milan femminile, per cui in realtà tendenzialmente è tutto omologato, è tutto pronto. Ormai siamo parecchio rodati per avere squadre di questo calibro e quindi siamo molto contenti. Sul campo che vedete in questo momento, il campo è in località Temù e quindi tendenzialmente gli allenamenti verranno fatti in località e tendenzialmente ci sono tutta una serie di tribune preparate anche per far sì che diciamo voi tifosi possiate vedere gli allenamenti in tutta tranquillità. Ci saranno delle amichevoli e degli appuntamenti insieme alla squadra. Al momento ho le mani, la bocca cucita, non posso dirvi niente. Stiamo lavorando per voi e a breve in sincronia con la squadra vi faremo sapere tutti gli appuntamenti, tutte le date e non vediamo l'ora di farvelo sapere. Bene, bene, eccola qua la tuta che metteremo in palio tra poco, quindi pronti a rispondere. Un salto da Federico Ferrario, redazione di Monza News, per capire anche il polso dei tifosi in merito a tutte queste voci di mercato di cui
abbiamo parlato. Federico. Assolutamente sì, Stefano, come già vediamo, insomma, Remo qualche minuto fa ci ha scritto: faremo una stagione in linea con la precedente, Sensi non verrà riscattato, Izzo invece per l'appunto firmerà, chissà, ecco, Sensi se magari potrà rientrare anche in quell'affare di cui tanto si parla, di Carlos Augusto verso Milano, sponda nerazzurra. Sempre Remo non è convinto dal nome di Okoli, ha giocato a inizio stagione, poi una volta rientrati Palomino e Jim City non ha più visto il campo. Daniele Saraniti invece ci chiede di Tamiz, un giocatore che sembrava molto vicino al Monza qualche settimana fa, poi è un po' tramontato come ipotesi, però di fatto il Monza deve trovare una soluzione al post Rovella, ecco, mettiamola così. Ed infine andiamo a leggere anche il commento del nostro Andrea Rurali, che salutiamo, sulle giovane talento e di prospettiva. Nell'ultima stagione alla Juve ha performato meglio negli ultimi 16 metri come sottopunta, meno invece come esterno a tutta fascia, che però è quello che servirebbe al Monza. Certo, come diceva prima anche Paolo Corbetta. Mi fai un nome di un attaccante, Paolo? Prima abbiamo fatto vedere la formazione del Monza, un nome di un attaccante che potrebbe fare il caso del Monza, al netto di quelle che possono essere le voci di mercato di questi giorni. Ma le voci di mercato ultimamente danno sempre un riferimento dalla società nei confronti di Andrea Pinamonti. Non lo so, io non sono così convinto. Il giocatore ha fatto una stagione altalenante a Sassuolo, mi sembra che gli manchi sempre qualcosa per essere un giocatore che ha le potenzialità per essere un giocatore. Manca il salto? Sì, gli manca sempre, come si dice a Monza, gli manca uno per far 31, no? Ecco, per cui non sono convinto che sia il giocatore ad hoc. Su altri giocatori in Italia non credo ci sia tantissimo, si va probabilmente alle serie minori per trovare qualcosa di valido. Io non escludo che qui si possa andare veramente su qualcosa anche di estero, però qui mi devo fidare ciecamente di quella che è la rete di osservatori di che ha il Calcio Monza, che ha Gagliani. Sinceramente io non so, chiedo anche a casa, riuscite a trovare un attaccante italiano con le caratteristiche, quindi di prima punta, un giocatore anche relativamente giovane, che non si può prendere uno di 35 anni, che possa fare al caso del Monza. Io francamente faccio un po' fatica, non so se sono io limitato o se è oggettiva questa punto di vista. Assolutamente. Dai il microfono ad Andrea, poi vado ad Andrea. Tommaso, c'è un nome di un attaccante che secondo te farebbe al caso del Monza, anche tra i top che segui insomma in Serie A? Tommaso. Ma guarda, a me mi viene in mente, è un giovane, oltretutto anche del mio paese, a me che ha giocato quest'anno a Lecce, a me piace tanto Colombo, è vero che è stato riscattato dal Milan, io sono felicissimo se rimane al Milan, però Colombo secondo me è molto forte fisicamente, è un sinistro, è un mancino che è una cosa incredibile. È vero, non è che abbia giocato tantissimo quest'anno a Lecce, però quando ha giocato secondo me ha fatto molto bene e questo è un buon giocatore veramente. Io di mercato lui, no? Di Burago. Di Burago. Burago di Mogra. E secondo me Colombo, ripeto, è stato riscattato dal Milan, però secondo me potrebbe far veramente bene a Monza. Ci stanno proponendo diversi nomi, ci state scrivendo in tante questa sera, vi ringrazio. Arnautovic che ha proposto Zapata, qui vediamo, facciamoli scorrere pure i messaggi dei nostri amici a casa. Il nome invece di Andrea Magro, prima guarda, del momento tuta. Prego Andrea. Io voglio andare controcorrente, non so come si farà, ma io oltre ovviamente a Colombo, io darei una seconda chance a Petagna. Perché è un buon giocatore, quest'anno ha fatto un ruolo difficile, io lo chiamo alla Vieri ultimi tempi, di rompere un po' gli schemi, e parecchi gol del Monza sono grazie anche a Petagna che si è mosso. Poi una seconda possibilità, noi Brianzoli la diamo sempre a tutti, e perché no?
Perché non piace, dare a Petagna, magari qualche chilo in meno. Secondo me perché però... lo vuoi invitare in piazza a Monza, città di Serie A, settimana prossima. Se vuoi venire è ben accetto, anzi. Ma penso che sarà ancora in ferie. Sarà ancora in vacanza. Come tutti. Va bene, va bene. A proposito di mercato, poi tra poco torneremo da Federico Ferrario perché ci sono delle indiscrezioni per quanto riguarda la società importanti, quindi restate con noi. Per poter vincere questa tuta, il primo che azzeccherà la risposta completa, completa. Quando Silvio Berlusconi prese il Monza, alcuni anni fa, disse che non voleva delle caratteristiche, è facile? In alcuni giocatori. No, è troppo facile, ditemi la verità. No, è facile, Corbetta? Sei quella che pensiamo, sì. Quindi non dovevano avere determinate cose, che cosa? Cioè dovevano essere soprattutto una cosa e non dovevano avere, non l'ho posta benissimo però perdonate, vedo che ridono tutti, quindi vabbè, comunque Berlusconi disse i nostri giocatori devono essere così, punto. Vediamo se azzeccate, vediamo, adesso vediamo la risposta su Facebook, canale Facebook di Monza News, ma poi andiamo a controllare se avete messo mi piace alla pagina Facebook, questa qua, Tommy Villastore, mi raccomando. Un salto da Federico, no, prima di tornare da Federico Ferrario, so che Tommaso aveva anche un'idea per il prossimo anno, per la prossima stagione, vorreste che si parlasse un po' di più di calcio minorile? Questa è un'idea che porto avanti, che cerco di portare avanti da tempo, poi sai, con te si possono fare tante cose, no? e collaborare. Sì, mi piacerebbe fare una rubrica nella quale si parla anche un po' del calcio dilettantistico, no? Magari ci sono delle società che lavorano, magari che parlano fino alla promozione, l'eccellenza, però magari andare in giù per arrivare magari fino alla seconda categoria, sai, può anche coinvolgere i giocatori stessi, no? a seguire le trasmissioni, a coinvolgerli, magari invitarli a far parlare della loro squadra, delle loro ambizioni, di quello che vivono quando giocano. Per me, a me piacerebbe tantissimo di fare questa cosa perché la trovo abbastanza interessante. Poi oltretutto non so se c'è qualcuno che parla, che arriva a parlare magari fino a una prima o una seconda categoria. Mi piacerebbe tanto, veramente. Vi ripeto la domanda perché vi state scatenando e qualcuno si è avvicinato ma non l'ha scritta in maniera completa. Silvio Berlusconi, quando prese il Monza, disse io voglio il prototipo del giocatore del Monza deve essere così. È inutile che mi scrivete soltanto una parte o... Cercate di avvicinarvi alla risposta completa per poter vincere questa bella felpa Nike. Ci sono i tagli per tutti e non soltanto le oversize. Faccio un salto da Federico Ferrario, perché ci sono delle indiscrezioni, Federico, sulla società, no, o meglio, non sulla società, ma sul testamento del Monza, che poi siamo legati a doppio filo a questa apertura, Federico. Sì, l'indiscrezione, appunto, secondo quanto appreso da Monza News, è che il 4 luglio ci sarà la presentazione della nuova stagione di Mediaset, quindi verranno presentati i palinsesti autunnali della stagione dell'autunno, e c'è proprio la sensazione che entro quella data verrà finalmente aperto il testamento di cui da diverse settimane si parla, e chissà se ci sarà scritto proprio qualcosa nel testamento di Silvio Berlusconi, lo chiedo a voi. Paolo Corbetta? Ma tutti ci aspettavamo l'apertura del testamento prima di giovedì 29, che è il giorno in cui c'è l'assemblea di Fininvest che approverà il bilancio. Poi andando un pochino a fondo, ci siamo accorti che anche senza chi rappresenta fisicamente la persona fisica, che era Silvio Berlusconi, che portava aveva in tasca il 63% delle quote, in realtà l'assemblea verrà fatta lo stesso, perché Berlusconi deteneva le quote Fininvest tramite delle holding, e le holding hanno perso presumibilmente il socio unico di queste holding, ma essendo delle società hanno comunque un legale rappresentante, la società ovviamente è sempre attiva, e quindi ci sarà un legale rappresentante o più legali rappresentanti che approveranno il bilancio. Poi stiamo a vedere cosa succederà in vista del 4 luglio. Non ci sono tanti giorni per aprire un testamento il 4 luglio, perché il 30 è venerdì
E poi c'è lunedì 3, a meno che venga aperto di sabato o di domenica, potrebbe anche essere. Chissà, intanto noi abbiamo una certezza, caro Paolo, che abbiamo il vincitore della tuta. È un amico di Federico, secondo me gliel'ha passata lui la notizia. Federico! Eh sì, ce l'abbiamo, è Angelo Fumagalli, adesso magari lo vedete scritto qui sotto, senza tatuaggi, esatto, senza orecchini, senza capelli lunghi ed educati in campo. Quindi Tommaso Villa non avrebbe potuto giocare nel Monza, perché, non perché non sia educato, che qualche tatuaggio, esatto, qualche cioè, tatuaggio ce l'hai, gli orecchini ce li hai. Diciamo che, complimenti diciamo ad Angelo Fumagalli. Complimenti ad Angelo Fumagalli, non era facilissima perché qualcuno si è avvicinato, però Angelo ha dato, diciamo, la risposta completa. Va bene. Caro Andrea Mago, cosa devi dirmi? No, perché c'è tutto, mi guardi con quel sorriso. No, devo dirti che è stata una bellissima trasmissione. Non so se ti stupisce ancora un po'. Io andrei avanti tutta notte, facciamo le televendite dopo. Qua c'è gente ci mettiamo qua e facciamo le televendite deve lavorare. C'è gente che domani mattina dalle 9 poi sarà in diretta domani qua su Canale Italia a vendere anche qualcosina che qua vedete. Rianzoli devono lavorare, Andrea, come sempre. Andrea. No, io ne approfittavo della tua gentilezza e la gentilezza di tutti per ricordare quello che abbiamo fatto passare prima, questa iniziativa. Sì, dai, raccontaci qualche... Non tanto prima di parlare mio. Del premio ad Adriano Galliani, allora, raccontaci un non po'. Non tanto a nome mio, perché io sono solo come l'iceberg, la punta dell'iceberg, ma dietro c'è tanta gente che ha lavorato e si è data da fare perché questo progetto si realizzi. In meno di un mese, in un mese e mezzo, quindi miracoli abbiamo fatto. No, degni di Silvio Berlusconi. Posso interromperti? Posso chiedere a Tommaso se può prestare queste sedie? Sono comodissime. Sì, ci stavo arrivando. Questa è l'ulteriore marchetta. Ah, questa è l'ulteriore marchetta. Da venditore metteremo, se ce lo consenti. Se ha messo così male. Sul palco sarai ospite, oltretutto, se vuoi venire. Perché mi sa che è via, Tommaso. E via, beato te, sei già in ferie. Sono veramente in ferie settimana prossima. No, però siamo gli unici. Stavo dicendo a Stefano. A Stefano, mi dispiace veramente perché era una manifestazione alla quale avrei partecipato molto volentieri. Noi faremo di tutto per avere la diretta almeno via web. Va bene, se la fate io vi guardo sicuro. Okay. Voglio concludere con il botto però. C'è un premio per Galliani? Certo, per Adriano Galliani? C'è un premio e un'esclusiva. Questa è un'esclusiva vera e propria. Allora, noi abbiamo deciso insieme all'amministrazione comunale, abbiamo proposto di dare un premio a due realtà. In realtà la prima, quella motoristica, perché iniziamo col WEC, quindi il nostro autodromo, la nostra storia è legata anche al mito Ferrari. Non è mai stato dato un premio alla Ferrari in più di 70 anni di presenza della Ferrari a Monza. Quindi la proposta è nata da tutti i collaboratori perché chiediamo all'amministrazione se lo fanno, loro hanno detto di sì e premieremo la Ferrari non solo per la vittoria del WEC a Le Mans, ma per la sua presenza che ha dato lustro all'autodromo. Dopodiché, per non rimanere da meno, abbiamo detto: ma non si può non dare lo stesso premio a un uomo che ha dato tanto per il Monza Calcio, come tifoso prima di tutto e poi come amministratore. Quindi abbiamo proposto all'amministrazione di dare il premio anche ad Adriano Galliani in rappresentanza di tutta la città e per il calcio Monza. E lo consegneremo, se tutto va bene, speriamo, il venerdì quando venerdì faremo sera. La presentazione bene. Della serata dedicata al calcio Monza. Bene, ci sta. Grazie. Assolutamente un bel premio. Tra poco poi vi faremo vedere il servizio su Monza Città di Serie A, lo manderemo in chiusura. Dobbiamo fare un salto da Federico? No, non, scusami, ho fatto un salto io con la scaletta. Vabbè ragazzi, direi che è veramente tutto, è stata davvero una bella puntata, è stato un piacere essere stati in vostra compagnia. Grazie soprattutto a Tommaso Villa di Tommy Villa Store per l'ospitalità, è stato davvero un piacere, speriamo di poter ripetere queste trasmissioni. Grazie Tommaso. Grazie a voi. Grazie a Paolo Corbetta. Grazie, ciao Paolo. Stefano. Grazie e buona serata a tutti. Grazie ad Andrea Magro, che potrete trovare in Piazza Trento Trieste, se lo volete menare, settimana prossima, da giovedì a sabato. Grazie. Io ringrazio Andrea. Tutti e ringrazio... Hai fatto pure la tua marchetta, quindi meglio di Tommy, così. Sei eccezionale, una bellissima struttura e sei simpaticissimo. Mi hai lasciato il curriculum, da domattina su Canale Italia troveremo Andrea Magro. Ma io, guarda, io lo farei, ma personalmente lo farei bene. Anche gratis, ma io ti mi diverto. Non avevo dubbi. Ma io mi diverto, cioè se la fortuna mi è di divertirmi ancora. Va bene. Quindi. Vendere è un'arte, ma è come però i complimenti, dovevi fare anche complimenti a Federico Ferrario che adesso ci ascolta. Beh, dalla redazione di Monza News. Federico ha fatto un servizio, devo dire, ha girato tutta Italia, ho chiamato tanti amici, ho mandato in anteprima ancora prima che finisse il servizio e tutti mi hanno fatto i complimenti. Ma chi è questo ragazzo? È bravissimo.
per me hai un futuro televisivo non solo come giornalista sportivo. Me lo vuoi far portare a... Ma se c'era Berlusconi, cioè, ancora vivo, ti avrebbe portato a Mediaset, sono sicuro di questo. Perché sei grazie molto Federico Ferrenews. Grazie a voi, un saluto a tutti. Va bene, ringrazio anche Mauro Tettamanzi, Matteo Corbetta in regia, Simone Castelli, Thomas Magro che ci ha dato una mano questa sera, ringrazio Martina Sassoli che, visto che ci ha salutato, insomma ringrazio veramente tutti, è stata una bella diretta, a parte il caldo devo dire che è stata una diretta, sì, siamo, ho perso un chilo, un bel chiletto, complimenti Federico anche da Filippo Dell'Oro. Grazie ragazzi, chiudiamo con Monza, città da Serie A, cos'è questo evento, ce lo racconta Federico Ferrario. Ciao e alla prossima. Siete pronti ad una 3 giorni a tutto sport? Beh, spero proprio di sì, perché da giovedì 6 luglio a sabato 8 luglio qui a Monza si terrà l'evento Monza, una città da Serie A. Ma dove di preciso? Esattamente qui, nel cuore di Monza, in piazza Trento e Trieste, che per l'occasione ospiterà una kermesse di sport, cultura e incontri unica nel suo genere, dedicata alle realtà locali e alle eccellenze cittadine come il calcio Monza, tanti altri sport e i motori. Si partirà giovedì 6 luglio con il WEC, il campionato del mondo di endurance, che si disputerà qui a Monza nei giorni 7, 8 e 9 luglio. Dopo le edizioni di successo del 2021 e del 2022, la 6 ore di Monza del FIA World Endurance Championship si riconferma come uno degli appuntamenti più attesi del prestigioso campionato del mondo. Si pensi che sono attese qui a Monza più di 20.000 persone. Qui in piazza, invece, giovedì sera, insieme ad alcune vetture esposte, saranno presenti i piloti del WEC, tra i quali anche quelli della Ferrari, protagonisti dell'ultima 24 ore di Le Mans. Il Comune di Monza per l'occasione dedicherà un premio speciale alla Rossa, tornata quest'anno dopo 50 anni a gareggiare proprio a Le Mans, dove ha ottenuto la vittoria con i piloti Giovinazzi, Pierguidi e Calado. Sarà presente anche la Toyota, campione del mondo in carica. Il Comune di Monza è orgoglioso di ospitare questo evento, che è Monza Città di Serie A, perché questo evento permette di premiare tutte le realtà del territorio, o realtà anche più importanti a livello nazionale e internazionale, che hanno ottenuto ottimi risultati collegati sempre alla città di Monza. Venerdì sera invece sarà la volta del calcio Monza, un'intera serata dedicata ai colori biancorossi che durante questa stagione hanno incantato migliaia di tifosi brianzoli. Saliranno sul palco diversi volti noti della galassia biancorossa, fra cui dirigenti, giornalisti, tifosi, e sarà inoltre aperta una mostra di collezionismo a cura di Fabrizio Bosisio, il più grande collezionista al mondo di maglie del Monza, con le casacche che hanno fatto la storia del club. Ciao ragazzi, vi aspetto all'evento Monza Città da Serie A con la mostra delle maglie storiche del calcio Monza. Vi aspetto numerosi da pelle biancorossa. Monza Città da Serie A si concluderà sabato 8 luglio con tanti altri appuntamenti, con tanti altri sport, tra cui pallavolo, hockey, pallanuoto, ma non solo. Siamo orgogliosi come Regione Lombardia di avere la possibilità di patrocinare questo grandissimo evento che darà lustro e valore a tutte le realtà del nostro capoluogo Brianzolo. Ma mi raccomando, le sorprese non finiscono qui. Vi aspettiamo il 6, 7 e 8 luglio in piazza Trento e Trieste per Monza, una città da Serie A. L'evento sarà patrocinato da Regione Lombardia, Provincia di Monza e Brianza, Comune di Monza e Camera di Commercio di Monza e Brianza. Tutti gli aggiornamenti su Monza News, media partner dell'evento.